piazzetta del... Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri all'incrocio tra Via degli Orti e Via Angioi. Un Opel e uno scooter sono entrati in collisione, presumibilmente per una mancata precedenza. L'autista dello scooter è finito a terra, è soccorso dal personale medico del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso. L'autista dell'auto, visibilmente scosso, è stato soccorso da una seconda ambulanza. Nessuna perdita di fondi per la Sassa di Alghero. Già firmato dal ministro Delrio e all'attenzione del ministro Padoan, un decreto ministeriale che proroga i termini al 31 dicembre 2018 per diverse opere dello Sblocca Italia, compreso il primo lotto della 291. Nel frattempo, seppur in ritardo, va avanti la progettazione ANAS. Hanno cambiato progettisti e dirigenti, ma si procede. Conclusi i carotaggi sul percorso, ho chiesto e ottenuto dal presidente Pigliaru un incontro in regione insieme all'ANAS a stretto giro. Sono in contatto continuo con il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture. Così il sindaco di Alghero, Mario Bruno, chiarisce la situazione allontanando le voci, consigliere regionale Marco Ted in primis, che considerano a rischio i 125 milioni di euro del finanziamento per il primo lotto dalla quattro corsie. I cittadini attendono di vedere i risultati pratici di queste querelle politiche. E Alghero Channel raddoppia. Come i nostri spettatori più attenti avranno notato, la produzione della nostra testata è ora disponibile anche sul nuovo canale YouTube e da ieri anche l'Alghero TG Express è sul YouTube. Seguiteci perché non mancheranno nuove novità. Francesca Ena rappresenterà la Sardegna a Miss Italia. Questa è la decisione al termine delle prefinali ospitate dall'hotel Villa Sorriso di Jesolo. La 24enne cagliaritana, giunta con la fascia di Miss Cinema Sardegna, sarà l'unica sarda a partecipare alla finalissima del 9 settembre in programma al Palarex. La 78esima edizione non vedrà invece più in lizza le altre 8 Miss Sarde. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui in diretta dalla Piazzetta della Misericordia. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. E l'amatore rugby alghero si prepara per la stagione 2017-18. Lunedì 4 settembre inizia la preparazione della squadra e a aiutare l'allenatore e giocatore Marco Anversa ci sarà un nuovo preparatore atletico. È Gianni Madeddu, professore dell'Istituto Comprensorio numero 2 di Alghero e da tempo collaboratore della società giallorossa come referente per il progetto Rugby a Scuola. Inoltre è stato già preparatore atletico nel 2003-2004 quando la squadra era guidata dall'allenatore e giocatore Ramiro Cassina. A questa stagione ne seguirono altre due, tutte ricche di soddisfazioni. Soddisfazioni che i tifosi vogliono continuare a vivere. Vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Nel corso della serata, per il ciclo Alghero e i suoi fili d'arte, il protagonista sarà un vero artista del ferro. Lo conoscete perché l'avete visto già nella puntata anche di ieri, perché potrete guardare le sue opere nell'atelier di Piazza Pino Pinas. Non vi dico il nome, lo scoprirete, ma guardatelo perché merita. Inoltre, domani invece, non vi lasceremo soli come ormai tradizione di Alghero Channel, ci sarà un nuovo appuntamento con il nostro nuovissimo Audaci Ancora Aperto. Protagonista dell'appuntamento di domani sarà Nicola Nieddu. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o messaggio potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. Io vi do appuntamento a lunedì per la nuova edizione di Alghero TG Express. A lunedì!
Ci prepariamo per darvi un'informazione pulita, veloce e obiettiva. Ogni giorno è la passione che ci guida a svolgere il nostro lavoro. Ogni giorno l'unico pensiero che abbiamo è solo uno. Ogni giorno vogliamo starvi vicini per trasferirvi quello a cui teniamo di più, l'amore incondizionato per Alghero. Alghero TG Express.